Canto 6. Ripresi i sensi che avevo perso davanti alla pena dei due cognati, Paolo e Francesca, che mi avevano riempito di tristezza. Mi vedevo intorno nuovi tormenti e nuovi tormentati, come io mi muovessi, dove io mi volgessi e dove guardassi. Mi trovavo nel terzo cerchio, quello della pioggia eterna, malefica, fredda e pesante, sempre uguale per il modo con cui scende e per la sua qualità. Grossa grandine, acqua nera e neve si riversavano nell'aria tenebrosa. Puzzava la terra che riceveva questa specie di sporcizia. Il demone Cerbero, bestia crudele e mostruosa con tre teste, ululava come un cane sopra le anime che erano così tormentate ed affogate in quella lurida pioggia. Aveva gli occhi rossi, la barba unta e sporca, il ventre largo, le mani con le unghie lunghe. Graffiava le anime, le scuoiava, le squartava e sotto la pioggia quegli spiriti urlavano come cani. Essi, miseri peccatori, cercavano di proteggersi dalle terribili unghiate di Cerbero, voltandosi da un lato ad un altro. Quando quel mostro, quel grande abietto, ci vide, aprì le sue bocche e ci mostrò le zanne. Non aveva parte del corpo che non fremesse di bestiale voracità. Allora il mio duca aprì completamente le mani, prese della terra e con i pugni pieni le gettò dentro quelle fauci fameliche. Come quel cane che abbaiando brama al pasto e si calma quando poi mangia perché pensa solo di divorare il cibo avidamente, così fecero quei tre terribili musi sporchi del demonio Cerbero, che frastornava continuamente le anime dei dannati, tanto che per esse sarebbero stato un sollievo essere almeno sorde. Noi passavamo sopra quelle ombre che la pesante pioggia prostrava e ponevamo i piedi sopra quelle anime inconsistenti, sommerse nel fango, che sembravano persone. Dunque esse erano tutte per terra, immerse in quella putrida melma, ad eccezione di una, che si mise rapidamente a sedere appena ci vide passare davanti. Oh, tu che sei guidato attraverso quest'inferno. Dimmi se sai riconoscermi. Tu fosti uomo adulto prima che io morissi. Ed io risposi a quello spirito: la sofferenza ed il dolore che vedo in te forse mi fanno perdere la memoria tanto che mi sembra di non averti mai conosciuto. Ma dimmi chi sei per essere in questo luogo di dolore e per subire questa pena, così tremenda che credo più di questa non ci sia e non ci sia più nulla di tanto doloroso. Ed egli a me. La tua città che è colma d'odio e di vendette, così che ormai vi è lotta aperta, mi ospitò durante la mia vita terrena. Voi cittadini mi chiamaste Ciacco. Fui un coloso e per colpa del peccato della gola, come vedi, sono abbattuto e prostrato sotto questa pioggia sporca. Ed io, anima disperata, non sono sola, perché tutte queste anime sono soggette a questa pena. Per uguale colpa e peccato. Poi egli tacque. Allora io gli risposi: Ciacco, il tuo dolore mi pesa tanto da farmi piangere. Dimmi però, se lo sai, quale destino avranno i cittadini di Firenze? Dimmi se vi è qualcuno dalla parte giusta e spiegami, se puoi, il motivo per cui quella città è stata assalita da tanto odio e da tanta discordia. Ed egli a me. Dopo una lunga tensione combatteranno a sangue e la parte dei bianchi, più selvaggia e più rustica, capitanata dai cerchi, caccerà l'altra fazione dei neri con molte sofferenze ed oppressioni. Poi accadrà che questa fazione politica dei bianchi cadrà entro 3 anni ed i neri riprenderanno il sopravvento con l'aiuto di Papa Bonifacio VIII, il quale, anche se si mostrerà incerto ed indipendente, porterà poi il suo aiuto a vantaggio di quella fazione. I neri terranno a lungo le fronti alte, mortificando l'altra parte sotto grandi umiliazioni, per quanto i bianchi se ne sdegneranno, minacciando da parte loro grandi vendette. Di giusti ve ne sono un paio, cioè molto pochi, e questi non sono certo capiti, compresi. Superbia, invidia ed avarizia sono le 3 cause principali che hanno acceso le discordie in Firenze.
Voglio che tu mi istruisca, che tu parli ancora. Farinata degli Uberti ed il Teghiaio, Aldobrando degli Aldinari, che furono così grandi ed importanti, Jacopo Rusticucci, Arrigo e Mosca dei Lamberti e tutti gli altri che misero la loro intelligenza e le loro capacità a disposizione della città. Dimmi, dimmi dove sono e fa che io li ritrovi, poiché desidero tanto sapere se il cielo rende loro felici o se, per altri motivi, l'inferno li fa soffrire. Essi si trovano tra le anime più peccatrici di me. Tanti gravi peccati costringono loro nel profondo dell'inferno. Se scenderai fin laggiù, là li potrai rivedere. Ma quando tu ritornerai sulla terra, ti prego di ricordare anche me agli altri. Ora non posso più dirti nulla, né rispondere ad altre domande. I suoi occhi, prima diritti e vivi, tornarono bassi e biechi come quelli degli altri peccatori, dopo quel momento di lucida vivacità e di straordinaria ripresa di coscienza, evento eccezionale per i dannati. Mi guardò ancora un po' e poi chinò la testa e cadde con essa, di nuovo insieme agli altri ciechi peccatori. Virgilio allora mi disse: Costui non si rialzerà più prima del giudizio universale che sarà annunciato da un'angelica tromba, quando arriverà Cristo giudice e nemico delle anime dannate. Allora ciascun peccatore rivedrà la propria tomba e riprenderà il proprio corpo e la sua immagine, e udirà il giudizio finale che stabilirà la sua sorte per l'eternità. Così passammo attraverso quella sporca mistura di ombre e di pioggia, lentamente, parlando del triste destino di quelle anime. A proposito, io dissi: Maestro, dunque questi tormenti cresceranno ancora dopo il giudizio finale o si faranno più sopportabili o forse rimarranno sempre così? Ritorna alla tua dottrina, secondo la quale quanto più è perfetto l'essere, più intensamente sente il bene e così il male ed il dolore. Pertanto, sebbene questi dannati non potranno mai raggiungere la perfezione, neppure quando saranno ricongiunti al loro corpo, questa perfezione sarà in loro in ogni caso maggiore dopo il giudizio finale. Essendo un poco più perfetti, le loro sensazioni saranno anche più grandi e forse accadrà che potranno sentire anche maggiormente il loro dolore. Poi proseguimmo il nostro cammino intorno al cerchio infernale, parlando più di quanto io non riferisca. Arrivammo al punto in cui si scendeva nel cerchio successivo. Qui trovammo un nuovo terribile demone, Pluto, il grande nemico.